Continuiamo a parlare di caffè freddo. Abbiamo visto l'estrazione fatta per colazione con lo strumento cold brew. Vi faccio vedere adesso una tecnica che ci permette di soddisfare un quantitativo di richiesta sicuramente più abbondante rispetto alla quantità di prodotto che possiamo ottenere con lo strumento cold brew. Partendo sempre da caffè di alta qualità, tostato chiaro e macinato molto largo, noi il caffè freddo lo possiamo preparare anche in infusione o a macerazione attraverso l'ausilio di una brocca di vetro, meglio se dotata di rubinetto, e attraverso un filtro in nylon di una dimensione di circa 200 micron come finezza del particolato, in modo tale da trattenere ovviamente le particelle più fini del caffè. La proporzione è sempre la stessa, come per tutti i metodi di estrazione a filtro, caldo o freddo, 60 grammi per litro. Noi in questo caso possiamo arrivare ad inserire all'interno della brocca anche fino a 5 o 6 litri di acqua. Oggi lo prepareremo con 3 litri di acqua, acqua ghiacciata, a residuo fisso abbastanza basso, di conseguenza andremo ad utilizzare 180 grammi di caffè che macineremo immediatamente al momento. Da questo momento ha inizio la macerazione. Consigliamo di conservare il barattolo in frigo per un tempo appunto prestabilito di 10 o 12 ore. Ricordiamo che maggiore sarà il tempo di infusione, più corposa e pastosa potrebbe venire la bevanda. Attenzione però a non rischiare di sfociare verso sfumature di amaro che potremmo trovare in tazza. Terminata appunto l'infusione, ecco qua il nostro caffè freddo preparato a macerazione, pronto per essere servito. Consigliamo sempre un bicchiere ghiacciato. Consigliamo di prestare attenzione a non agitare troppo la brocca per non ripescare le particelle fini di caffè che potrebbero avere sedimentato nel fondo. Ricordiamo che la bevanda si può bere liscia, corretta, con una piccola scorza di lime o una scorza di arancia. Buona degustazione!